Siamo qui perché ho chiesto io a Diana di poter parlare insieme anche con voi del Seven Skin Method, perché io ho visto che Diana già da un po' ne aveva parlato e siccome io sono una molto curiosa, sono andata un po' ad approfondire e quindi mi piaceva di discutere con lei questa cosa, proprio perché io l'ho visto da te. Siccome noi poi abbiamo due prodotti che si prestano favolosamente al Seven Skin Method, ho detto è bello parlarne in diretta. Intanto, questi sono gli approfondimenti che ho fatto io. Poi, siccome so che anche tu hai approfondito ed hai scritto anche degli articoli, Sì. ovviamente rimandiamoci la palla, perché sicuramente tu hai fatto degli approfondimenti, io magari ne ho fatti altri. Io sono andata a leggermi, tra l'altro, tutta una serie di articoli in inglese, ovviamente tradotti, non voglio fare la. Ok, tradotti, tutti tradotti. Perché l'inglese, tra l'altro, non lo so leggere. Leggo bene il francese, ma non l'inglese, purtroppo. Dicevo, che era molto interessante. Ho trovato anche delle cose che non sempre si trovano e si dicono, quindi, appunto, mi piaceva di parlarne. Prima cosa, che cos'è questo Seven Skin Method? È una tecnica che viene dalla skincare coreana, come sarai d'accordo sicuramente, Diana, tutto ciò che sta avvenendo in fatto di skincare di nuovo sta avvenendo sempre da lì. Sì. Quindi è una tecnica di skincare che voi potete applicare soprattutto se avete bisogno di un booster di idratazione. Io lo trovo proprio adatto a chi ha bisogno di idratazione. È una tecnica che consiste nel famoso layering, mi perdonate, spero la pronuncia se non è corretta, ed è una stratificazione di tonico o tonici. Si può stratificare un tonico, cioè quindi voi potete prendere un tonico, il vostro preferito, e metterlo dalle 3 alle 7 volte, perché poi si chiama Seven Skin, perché loro il tonico lo chiamano skin, pelle. Si chiama Seven Skin, ma in realtà, ecco Josephine, ciao. Si chiama Seven Skin, ma in realtà è fatto per essere adattato alla persona. Ho trovato appunto questo articolo di questa blogger americana che diceva che lei lo ha fatto in un giorno particolarmente secco, anche 15 volte, che non lo fa sempre 15 volte, ma che quel giorno lo ha trovato particolarmente, eccola, ciao, Necessario. particolarmente utile. Quindi diciamo che non deve essere preso. È personalizzato questo metodo. A me, per esempio, piace 6 volte, cioè ho visto che in 6 volte per me è l'ideale. Tra l'altro, dopo, se volete, ve lo faccio vedere perché io ho fatto solo la detersione e su di Sì, me anch'io. favoloso, così lo facciamo vedere. Secondo me, su di me, per esempio, si vede subito che fa il suo effetto. Poi io qualche domanda me la sono fatta, ti dico la verità, e nei prossimi pubblicherò dei contenuti dove appunto parlo un po' di questi dubbi che avevo. Soprattutto il dubbio è una moda oppure veramente funziona? Su di me, a dire la verità, funziona, perché la Sì, pelle è molto secca e quindi su di me anch'io ho la funziona. pelle, Su anch'io di che ho la te? pelle molto secca. Sì, anch'io ho la pelle molto secca, sensibile. Ho notato che, ad esempio, questo inverno non ho avuto tanti arrostamenti, anche se ci sono state giornate a meno di 0 gradi, quindi mi ha aiutato tanto anche sotto questo aspetto. E per quanto riguarda invece il numero di passaggi, ho notato che, ad esempio, per me sono molto variabili. Se ad esempio faccio detersione con mousse o se faccio esfoliazione, ho bisogno di più passaggi, mentre se ad esempio ho fatto detersione soltanto con un latte, ne bastano anche tre, ad esempio. O Certo. anche in base al numero di, se ad esempio lo faccio tutti i giorni, a mano che vado avanti con i giorni, diminuisce il numero di passaggi, mentre se ad esempio salto qualche giorno, poi ho bisogno di ritornare a 6 o 7. Dipende molto Certo, dallo perché stato la della cosa pelle in quel momento.
Guarda, hai detto proprio la cosa, secondo me, esatta, corretta, come dire, e la skincare deve essere presa così, cioè, ma tutta la skincare. La skincare si deve adattare lei a noi, cioè non deve essere il contrario. Allora, c'è una No, no. domanda di Laura, dice consecutivamente, poi si prosegue con tutto il resto della skincare routine. Adesso ti dico, allora, in realtà si può, ci sono diversi modi di farlo, comunque in linea di massima sì, consecutivamente, cioè tu puoi scegliere, io veramente ho letto un sacco di articoli in questi giorni, tu puoi scegliere se alternarli, quindi prenderne due tipi e alternarli, quindi fai una volta, nel nostro caso, perché oggi noi lo facciamo con questo, una volta la mist, una volta la essence per 7 volte, 3 volte, 4 volte, quello che volete. Puoi decidere se proseguire con uno solo. Se fosse uno solo, io nel nostro caso consiglierei la Essence perché c'è tanto acido ialuronico ed è bella idratante. Ma puoi anche decidere per 7 tonici diversi. Lì, diciamo che è anche la tua pelle, secondo me, che deve dirti cosa fare. Come prosegui con la tua skincare routine? Da quello che io ho visto e che io ho letto, allora, intanto andiamo un passo indietro. La skincare routine coreana è composta da 10 passaggi. Ok, loro questo 7 Skin Method lo fanno per accorciare i passaggi. Questa è una cosa che ho letto proprio spulciando degli articoli, tanti articoli. Quindi, quando tu fai il 7 Skin Method, secondo la loro teoria della skincare, dopo ti dovresti mettere la crema idratante e chiaramente il contorno occhi. Anche perché loro fanno due passaggi di trazione, quindi. Esatto, è molto bello. Poi loro hanno questo concetto di tonico che è completamente diverso dal nostro, perché come noi concepiamo il tonico in Occidente è quasi un passaggio di detersione, cioè tu fai la detersione con un prodotto, normalmente il latte detergente, di solito il latte detergente, qui in Occidente siamo molto per il latte detergente, abbiamo anche un altro tipo di pelle. E dopo vai a, come dire, concludere anche un po' la pulizia con il tonico, come lo metti sul cotone. Quindi qui in Occidente, come dire, per lo più, poi stanno cambiando le cose, però per lo più è considerato appunto un po' un prolungamento della detersione. Infatti è un passaggio sempre un po'. Le persone non gli danno la giusta importanza, Sì, no? Mentre viene in visto come step Oriente, superfluo. è vero, è considerato superfluo. Mentre in Oriente, siccome loro fanno questa doppia detersione, quindi loro hanno due passaggi di detersione belli, efficaci, diciamo, e quindi dopo hanno bisogno subito, dopo questi due passaggi di detersione, di un passaggio di idratazione. Quindi loro usano il tonico in maniera molto diversa da noi. Poi noi, per esempio, abbiamo preso veramente a larghe mani in questo senso perché la nostra mist è già concepita per essere, diciamo, un passaggio di idratazione. Infatti sarebbe anche un peccato metterla, c'è chi l'ama anche sul cotone, però non è questo il modo in cui noi consigliamo di metterla perché metà resta sul cotone intanto. Qui abbiamo un prodotto con 30 attivi che va a stimolare la produzione di collagene, che va ad idratare profondamente, che va ad essere antiossidante. Quindi diciamo che noi l'abbiamo proprio concepito in modo, diciamo, un po' orientale, cioè un po' all'orientale. L'abbiamo concepito come passaggio di idratazione, quindi è perfetto per questa tecnica. E infatti dice Laura che da quando applica il tonico pressato con le mani invece che con il cotone ha notato la differenza. Io normalmente lo spruzzo senza pietà, proprio così, perché diciamo vado sempre un po' di fretta, però dice in questo mese ho provato questo 7 Skin Method, quindi anch'io lo metto in questo modo pressato in questo momento. E quindi
Nel nostro caso cosa andiamo? Ve lo faccio vedere, lo facciamo vedere come si fa. Sì, una cosa che volevo dire, nel caso del tonico Faber non è un problema, se lo fate con altri tonici assicuratevi che siano senza alcol, perché bravissima, altrimenti no, abbiamo l'effetto sì, opposto. E anche che non ci siano, diciamo, agenti esfolianti in troppa quantità e troppo aggressivi, perché gli agenti esfolianti, sì, poi dipende che quantità c'è nel prodotto, perché se ce n'è poco è un conto, se ce n'è tanto è un altro. Se sì, è magari un tonico che va proprio, ecco, a base di acido salicilico, attenzione, perché di solito quelli a base di acido salicilico sono, diciamo, proprio volti anche un po' all'esfoliazione, in effetti. Cioè deve essere un passaggio idratante, quindi esatto, scegliamo bene. Con la Green Mist non c'è problema, perché alla fine... Sì, ma direi però... che non c'è problema nel bio in generale, cioè difficilmente nel nostro settore... No, si... tedesco, sì. Qualcosa di tedesco. Sì, perché loro, perché loro ce l'hanno coi conservanti. Cioè i tedeschi ce l'hanno con i conservanti. Siccome ce l'hanno con i conservanti, tendono a voler utilizzare l'alcol. Perché? Perché l'alcol poi ha tutta una serie di vantaggi a livello soprattutto ecologico. E quindi tendono a mettere l'alcol. Però l'alcol, secondo me, ha degli svantaggi poi... una pelle troppo secca con l'alcol. Sì, sì, c'è modo di... C'è modo di equilibrarlo, però a me non piace particolarmente nei prodotti e tantomeno nel tonico. Sì, sulla pelle secca diventa problematico, quindi esatto, meglio evitare. A questo punto meglio un'acqua, un idrolato magari, se siamo nel dubbio, se proprio non sappiamo cosa. Stratificare anche degli idrolati, magari con proprietà che vogliamo noi, può sicuramente essere un modo di applicare questo metodo. Sicuramente, magari se ho una pelle delicata, potrò andarmi a mettere un idrolato di lavanda, un idrolato di camomilla e fermarmi lì per il momento. Cosa importante, se cominciate... ecco, anche Selene dice si può tamponare, ma io preferisco le formulazioni che non lo contengano. Sono d'accordo con te, anche io, cioè l'alcol si può tamponare ci sono dei modi, però anche io preferisco. Dicevo, come cominciare? Se state cominciando con questo metodo, cominciate con poco, cominciate con 3 passaggi, 4 passaggi, e dopo man mano li potete stratificare anche in base a come vi vedete. E se avete la pelle delicata, magari provate un giorno sì e un giorno no inizialmente. L'altra cosa che ci tenevo a dire è si può concepire anche come un trattamento, quindi potete anche farlo alla fine una volta ogni tanto, anche una volta a settimana, cioè non bisogna... non bisogna pensare che bisogna farlo per forza tutti i giorni, a parte che ci vuole, tutte queste parole che stiamo dicendo vedrete che poi finiamo in 5 minuti. Okay. Comunque sempre la tipologia di pelle che avete, perché esatto, questo sicuramente è utilissimo per chi ha le pelli molto secche o secche, chi ha una pelle anche mista potrebbe trovare molti benefici. Certo, perché ha bisogno di una pelle grassa, ecco, magari moderate, potrebbe essere anche un sostituto estivo della skincare per sì, dare l'idratazione necessaria per stare bene durante il giorno, ecco. Secondo me per la pelle grassa va bene, soprattutto se dopo magari non vogliamo andare a mettere troppe cose, anche perché la pelle grassa ha bisogno di idratazione. Anzi, ne ha più bisogno di altre. Anzi, spesso quando voi andate ad idratare vedete una diminuzione della produzione di sebo. E questa è proprio un'idratazione leggera, quindi va bene per la pelle grassa. Va secondo me particolarmente bene adesso andando incontro all'estate, effettivamente, perché andando incontro all'estate uno non ha voglia di mettersi tante cose. Quindi lo facciamo, che dici? Sì, sì, è più semplice da far vedere che da spiegare. Io comincio lo farò con la Green Mist, tu con quello che vuoi, per me non c'è problema. Io preferisco la Essence, anche la Mist, ma la Mist la amo tantissimo per la maschera. Se dovessi, okay, stratificarla, per me sarebbe un po' troppo.
quindi preferisco sempre la Etna. Allora, un'altra cosa che ho scoperto in questi giorni su come si può usare questa tecnica, sapete che insieme alla Mist non è Halloween, ragazze. Insieme alla Mist trovate la Milk Mask. Allora, è una maschera in tessuto di latte che può essere che viene dallo scarto del latte, quindi qua siamo proprio nella piena sostenibilità ed è una cosa che tra l'altro non ha nessun altro, è proprio una cosa che abbiamo Al mondo, inventato noi. specifichiamo. Sì, l'abbiamo proprio inventata noi questa qui. E la trovate con ogni mist gratis, cioè noi se volessimo venderla dovremmo venderla a 12-15 euro, ma noi non la vendiamo, noi la regaliamo con la mist, ok? In questo caso può essere utile, per esempio, visto che chi ha la mist ha anche questa, può essere utile alla fine di queste stratificazioni di tonico metterla, bagnarla un po', ovviamente, metterla su. Proprio come un trattamento, è Halloween, ragazzi, Halloween, è proprio un trattamento, è rullare. Quindi sicuramente il rullo a casa ce l'avete tutte, perché è un po' che va di moda. Ho visto che tu hai un rullo in legno in negozio, va benissimo anche il Sì. rullo in legno, va benissimo. Il legno poi è naturale, quindi stupendo. E potete quindi, diciamo, alla fine di queste stratificazioni andare proprio a completare un vero e proprio trattamento. Una cosa che per esempio le coreane fanno è prenderlo come un trattamento. Quindi loro ti dicono: in realtà è più economico rispetto al seguire la normale skincare, perché loro hanno di 10 passaggi, perché vai a spendere meno soldi in trattamenti e in altri prodotti. Questa è una delle cose, è un'altra delle cose appunto che interessanti che trovavo. Perché? Perché molte problematiche dalla pelle vengono proprio dalla mancanza di idratazione. Come facevi notare tu, ti sei arrossata di meno quest'anno che hai Sì. usato questa tecnica. Perché magari una parte di queste problematiche sono legate all'idratazione che tu non riesci a trattenere, invece così sei andata ad integrare. Andiamo a farla vedere. Allora, spruzziamo sulle mani. Volendo può essere anche spruzzata direttamente sul viso, ma Ci sono io e quindi potrebbe seccarmi. no, beh, in questo caso è da preferire con le mani, secondo me, anche perché con le mani riuscite ad arrivare magari, ecco lì dove la spruzzata non arriva. Vi anticipo già che uno dei problemi che io mi sono posta durante queste settimane dove ho provato questo metodo è: ma funziona per la stratificazione o funziona perché io con le mani e mettendolo tante volte riesco ad arrivare dove con la spruzzata da sola non ci riesco? È un'altra domanda che mi sono posta. In realtà il problema non sussiste, nel senso che se così voi riuscite ad idratare bene, ma ben venga. Vado a Sì, poi anche una fare. scusa per Giusto? massaggiare di più, che comunque, cioè per massaggiare, per dimmi tu, per Sì, digi, per arrivare, capito? Tu hai già fatto la seconda? sì, mi sono Ok, portata io avanti. vado a fare la seconda, poi come vedete Diana sta facendo con un prodotto solo, che è una cosa che si può fare benissimo. Io alla terza spruzzata di Mist cambio e passerò alla Essence. Io ad esempio una cosa che ho fatto, ah, scusami, No, scusa. una cosa che ho fatto alle volte quando magari fuori era molto freddo, gli ultimi due step li facevo con il siero. Io amo tantissimo il vostro 3C, Lenanter, Ok. e ne mettevo un goccino diluito con Essence che diventava proprio un siero liquidissimo e facevo gli ultimi due step con quello. Quindi Bello. avevo questo siero alleggerito alla fine, Questo praticamente. secondo Ma me è un essenza altro buon arricchita, siero esempio. alleggerito. Questo è un altro buon esempio di come una tecnica di skincare si può prendere, adattare a se stessi e alla propria idratazione. Come vedete, non c'è una regola, in realtà è una cosa che negli articoli, soprattutto americani, se ve li andate a leggere, vi dicono proprio questo, che non è che ci sia una vera e propria regola. In realtà anche la skincare, così come la concepiamo,
come dire, si può cominciare anche da altri step. Non è detto che bisogna... Noi facciamo anche noi il layering, ormai la tecnica del layering, quindi dal meno denso al più denso, è ormai più che condivisa e direi quasi istituzione. Ma in realtà non è che sia scientificamente provato che una cosa sia più... cioè, cominciare dal meno pesante sia più valido rispetto a cominciare dal più pesante. È una cosa che si fa per comodità e per una questione di assorbimento, però in realtà non è una vera e propria regola. C'è gente, leggevo di questo dermatologo americano che consiglia di cominciare dalla vitamina A. Quindi, come vedete, io sono sempre dell'idea che ci si debba adattare a quello che sono i bisogni nostri. Quindi sì, non abbiate anche paura di sperimentare in questo senso. Sì, ascoltate la pelle. Esatto. Penso che l'importante sia comunque lasciare alla fine, se abbiamo, se utilizziamo l'olio, per sigillare, perché altrimenti poi non riuscirebbe più a penetrare nulla. Poi per il resto degli step, ecco, regoliamoci come assorbe la nostra pelle. L'olio, ecco, per esempio, vedi, io per esempio l'olio lo uso come siero, quindi non lo uso per sigillare. Qui in Occidente c'è un largo uso in questo senso di siero, è giusto quello che tu dici, infatti ad una pelle molto secca l'olio alla fine della skin care va molto bene, però per esempio io se lo metto alla fine della skin care, per come sono fatta, dopo lo sento troppo pesante, mentre invece se lo metto al posto del siero, dopo mi fa una sorta di emulsione con la crema che io sento molto bene su di me, molto confortevole. Quindi anche lì esatto. Poi noi per esempio consigliamo di chiudere anche con la mist direttamente. Comunque proseguo, io ho fatto 3 spruzzate di mist, vado a fare una quarta spruzzata di essence, anche qui andiamo. Io resto con gli occhiali, se no non mi vedo. Però si dovrebbero togliere, ecco, diciamo che... Comunque non va sugli occhi, quindi poi casomai se vuoi, quando facciamo, perché alla fine facciamo un po' di digitopressione, sono alla quinta o alla sesta mi fermo. Non trascurate il collo fa parte della faccia, ragazze. E ultima per me. Ah, io ho perso il conto, però almeno non assorbe più. Ad esempio, si vede che, non so se si vede, ma resta un po' umidiccio, la mia pelle non sta più assorbendo. Quindi anche adesso a me sta un po' tardato, io pure mi fermo alla sesta normalmente. Io adesso non so se si vede, però anche tu sei già più luminosa. Sì. E poi la cosa che ho notato adesso, vabbè, ci sono le ombre degli occhiali, ma non sono più però mi si distende, mi si riempie molto qua, che io ho questi solchi qui e noto che adesso, vabbè, tra ombre e altro, però li noto sempre un po' più rimpolpati alla fine dei vari passaggi. Tu sai che mi puoi chiamare, sì? Sì. Tu sai che lavoro faccio io e che mi puoi chiamare? Sì, lo stavo anticipando prima alle ragazze. Ok. Allora, io avevo detto che è finito, ragazze. Quanto ci abbiamo messo? 5 minuti? Questo, quindi come vedete... Se non avessimo chiacchierato, avremmo fatto anche prima. Io di solito ci metto 2 minuti la sera, quindi... Sì, assolutamente. È veramente più lungo a dirsi che a farsi. È una cosa che una volta che cominciate, siete a posto. Veramente in 2 minuti. Probabilmente se fate molti cambi di prodotto ci mettete un po' di più, ma più per una questione logistica e gestionale. Detto ciò, volendo potete alla fine, come vi dicevo, mettere la milk mask e sigillare il tutto, o se no proseguire con, appunto, i coreani suggeriscono una crema viso. Lì, anche lì, ragazze, sta a voi. Io per esempio mi vedo molto luminosa,
però sicuramente ho bisogno di mettere qualcos'altro adesso, quindi quando finirò qui con voi andrò a mettere il green milk e la green cream, perché poi io ho anche 41 anni, diciamo, quindi insomma l'età c'è. Allora, detto ciò, volete vedere la digitopressione? Perché ovviamente, io sai che io concludo sempre le mie dirette facendo vedere un massaggio, comunque qualcosa di, diciamo, di particolare. Mi piace lasciare anche dei contenuti un po' diversi. Però ovviamente qua, ragazzi, c'è poco da massaggiare, nel senso che il prodotto si è praticamente già asciugato. Mentre invece... si presta benissimo per fare una digitopressione. A cosa serve la digitopressione? Nel nostro caso serve a due cose: a sciogliere un po' le tensioni andando a toccare alcuni punti precisi, che sono punti dove la tensione proprio si va ad intrufolare, e dall'altra parte andare a drenare un po' le occhiaie. Ok, quindi vi insegno una non si può neanche chiamare manovra, perché è proprio una digitopressione, non è una manovra. Gli ultimi due punti, fatemi digitare, fantastico Laura, digita con noi. Gli ultimi due punti che poi vi farò toccare sono più, diciamo, di ancoraggio in qualche modo al presente, quindi servono per tornare alla presenza, per tornare a noi stesse, che secondo me è anche una delle cose che la skincare fa. Perché quando noi siamo concentrate su noi stesse, io credo che il motivo per cui a tante donne piaccia la skincare è anche questo: quando noi siamo molto concentrati su noi stesse, siamo nel corpo, ecco che stiamo meditando. È una meditazione attiva, si chiama così. Quindi questo permetterci di tornare a noi stesse fa parte un po' del rito che vi volevo lasciare stasera, ok? Quindi andiamo a lavorare prima di tutto sul punto qui, quello del pensiero. Grazie Valentina. E, tra le due sopracciglia, qui. Questo è un punto in cui si intrufola moltissima tensione, perché questo è il punto che noi... No, questo lo facciamo sempre. Siamo sempre, perché è, come dire, è l'espressione, cioè l'espressione che noi facciamo quando siamo arrabbiate, preoccupate, ansiose, ma è anche dei muscoli che noi andiamo ad azionare tutte le volte che ci concentriamo, che focalizziamo, anche se dobbiamo vedere tipo i miopi, cioè le persone miopi attorno qui e qui c'hanno più rughe. Quindi molta tensione si intrufola qui dovuta proprio alla contrazione muscolare. Quindi noi andiamo attraverso questo punto a sciogliere la tensione. Facciamo pressione, un bel respiro, tratteniamo per 5 secondi e poi lasciamo il punto e lasciamo andare il respiro. E lasciando andare il respiro lasciamo andare tutte le preoccupazioni della giornata. Andiamo? 1, 2, 3, 4, 5, lasciate, respirate, tutta la tensione se ne sta andando. Andiamo a toccare altri due punti, questi qua, nel punto più alto del sopracciglio, più o meno, subito prima, subito su, ecco qua, proprio qui. Fate pressione, tenete 5 secondi il respiro e dopo buttate fuori l'aria e buttate fuori le preoccupazioni della giornata. Andiamo? 1, 2, 3, 4, lasciate andare il respiro, lasciate andare le ansie. Andiamo alla fine delle sopracciglia, qui. Fate pressione, prendete un bel respiro, tenetelo per 5 secondi. 1, 2, 3, 4, e soffiate via tutta la rabbia. Andiamo a lavorare questa parte in questo modo. Questo, se avete problemi di occhiaie, borse, vi è molto utile, aiuta proprio il drenaggio. Il punto si trova vicino al dotto, ma non è sul dotto, è
subito prima. Dove hai le lunette degli occhiali, probabilmente. Sì. Andiamo a fare una pressione di 5 secondi. 1, 2, 3, qua, ci. E poi facciamo dei cerchi col dito. In una direzione 5, nell'altra direzione 5. Andiamo adesso qui, ragazze, proprio sul ponte del naso. Fate pressione. È probabile che alla fine vi dovrete soffiare il naso, perché stiamo drenando. Buon segno, ok? Fate pressione, 5, e dopo andiamo a fare dei cerchi per 5 volte in un senso e poi per 5 volte nell'altro senso. Andiamo sulla radice nel naso, fate pressione, respirate ovviamente e dopodiché cominciate a massaggiare in un senso 5 volte e poi nell'altro senso 1, 2, 3, 4 e 5. Vi aiuta moltissimo con le occhiaie, ma anche per esempio se avete il naso gonfio. Molto spesso il gonfiore degli occhi viene dal gonfiore del naso. Questo vi aiuta proprio, vi aiuta anche se avete il raffreddore, perché vi aiuta a buttare giù quello che dovete buttare giù. Andiamo adesso a toccare altri due punti. Uno è qui, a metà del filtro. Fastidiosissimo. Ad alcuni fa male, quando fa male, quando fa male perché c'è tutto, allora quando noi andiamo a fare la digitopressione, noi adesso la stiamo facendo, diciamo, da un punto di vista estetico, ma la digitopressione in realtà c'ha un valore molto più ampio, perché? Perché c'è tutta la questione dei punti riflessi, cioè noi i punti che andiamo a toccare vanno direttamente, hanno un riflesso diretto su alcuni organi. Quindi quando fa male è lì probabilmente l'organo corrispondente, se non mi sbaglio qui è l'intestino, l'organo corrispondente vuol dire che magari è un po' sofferente e quindi magari farci caso, ecco, perlomeno farci caso, poi ognuno deve fare le valutazioni proprie secondo me. Uno è qui e l'altro si trova qui, sotto la bocca, un po' al centro del mento possiamo dire. Li premiamo, prendiamo un respiro e lo teniamo 5 secondi. 1, 2, 3, 4. E tutta l'ansia che se ne va. È un piccolo rituale che vi serve a rendere la pelle più bella e luminosa da una parte, vi aiuta un po' con le occhiaie dall'altra e scioglie un po' le tensioni della fronte dall'altra. Quindi veramente in pochissimi secondi potete avere un piccolo rituale di bellezza da fare anche se magari non siete il tipo che a cui piace massaggiare la crema, ok? Ci sono domande? Allora, una te la faccio io, perché questa, beh, che ad esempio, io ti dicevo che io preferisco utilizzare la Essence perché ho la pelle secca, sensibile. Ci sono magari consigli tra Green Mist ed Essence in base al tipo di pelle, al tipo di routine, come... Allora, come dicevo, se la pelle è molto delicata, meglio andare sull'Essence, però se la pelle è delicata in generale, io questo metodo... diciamo ci andrei un po' con calma, magari facendolo un giorno sì, un giorno no, però sicuramente è meglio l'Essence. Per quello che riguarda invece tutti gli altri tipi di pelle, i prodotti possono essere utilizzati entrambi come ho fatto io. Quindi va benissimo il metodo che hai utilizzato tu solo con l'Essence, che consiglio in particolare... Anche solo con la Green Mist, sì. Solo a pelli delicate e reattive consiglio di usare solo la Essence. Ecco, tu per esempio mi hai sempre detto di avere una pelle delicata, quindi giustamente hai fatto bene. Io secondo me fare un paio di spruzzate di mist e poi andare con la Essence per idratare al meglio. Io farei così, diciamo, 2 o 3 spruzzate di mist anche in base alle preferenze. Ok, e mi ero segnata un'altra, come poterla inserire nella routine, quindi se facciamo la routine classica la inseriamo al momento del tonico, altrimenti
Se vogliamo ci possiamo fermare lì, se non ne abbiamo bisogno, magari se abbiamo utilizzato la Essence potremmo non avere bisogno di altro dopo, magari. Dipende molto dalla pelle. Secondo me questa cosa di non mettere proprio niente più, forse verso l'estate, e poi sì, dipende. Se è una pelle grassa potrebbe bastare tranquillamente. Sempre, vale sempre la stessa regola, secondo me, ed è quella di ascoltarsi, ascoltare la pelle, ascoltare la propria pelle. Questa è la regola numero uno. Però in linea di massima, in pratica, non ci sono... Non ci sono controindicazioni. Leggevo l'articolo di questo dottore che si chiama, oddio, l'abbiamo letto 2 minuti fa. È un dottore di New York, si chiama Josh, accidente. Te lo Zubinski, non c'era Zubinski. faccio sapere. Ok. Che lo trovate anche su Instagram, è interessante. E dicevo, che appunto diceva, lui scriveva, a parte... L'unica controindicazione è se usate tonici con alcol, ma a parte questo è una pratica comunque sicura, quindi provateci. Io vi consiglio di provarci comunque. Cioè, ho fatto le mie sperimentazioni, ho tratto un po' le mie conclusioni. Nelle prossime settimane le vedrete. Ho fatto anche una serie di prima e dopo per capire quanta differenza c'era con la skincare normale, no? E quindi nelle prossime settimane tiro fuori questi contenuti qui, ma in linea di massima, secondo me, chi ha la pelle secca vale veramente secca, anche mista, secondo me vale la pena provare. Vi Ecco, anticipo. se volete provare, fateci i prima e dopo, ci taggate così condividete, così Assolutamente. allarghiamo. Allora, guarda, qui c'è una mia amica barra cliente barra alunna, è un'allieva che ha seguito i miei corsi, che è Maria Rita. Lei, per esempio, ha provato da poco ad inserire questo metodo. Lei ha una pelle super secca, super reattiva, e lavora con un tonico e poi con la Essence, quindi lavora con un tonico suo e dopo con la Essence, e dice di aver avuto, perché in questi giorni non prendeva pace, a Cosenza in questi giorni fa freddo e in questi giorni faceva molta fatica ad avere una skincare che appunto non le seccasse la pelle. E ecco che lo sta confermando. E invece, seguendo questo, lei che ha una pelle super secca, seguendo questo metodo, ha avuto effettivamente un miglioramento. Quindi, chi ha la pelle secca, secondo me, potrebbe veramente valere la pena di provare. Vi anticipo un po' le mie Poi ecco impressioni, magari insomma, ma credo che si sia vi capito. rinnovo l'invito, provate, fateci prima e dopo, ci taggate e così vediamo, E noi ampliamo la le nostra rete di condividiamo cavie. anche, noi le ricondividiamo Ovviamente. anche. Va bene. Quindi fateci sapere. Va bene, allora, se non ci sono domande, direi Io che faccio andiamo a una fare comunicazione di l'aperitivo. servizio. Andiamo a fare l'aperitivo. Faccio una Vai a fare un comunicazione di aperitivo? servizio. No, faccio una comunicazione di servizio. Tu fai comunicazione di servizio, noi invece oggi è il compleanno di Antonio, che è il nostro terzo bimbo. Fatto 3 anni oggi. Oggi fa Auguri! 3 anni, grazie. Auguri! Sì, è che poi Antonio, guarda, nasce un po' sotto il segno di Fabero Organico, perché io ho scoperto di essere incinta di Antonio al lancio dell'azienda, cioè quando noi abbiamo lanciato il brand, io ho scoperto di essere incinta ed era pure il mio compleanno, quindi non ti dico. Quella giornata è stata veramente emozionante, sì, veramente Memorabile. emozionante. Ed oggi è il compleanno di Antonio, quindi noi adesso andiamo a preparare una festicciola per lui, insomma. Okay. Vi rubo solo altri 2 minuti perché volevo comunicare alle ragazze che Faber Organic è in promo fino Giusto. all'8 marzo con il 15% di sconto. E avevo anticipato che questa promo è legata anche a un'iniziativa particolare che sostenete, però volevo che la raccontaste Sì, voi hai perché. ragione, Diana, e me ne stavo
per dimenticare. Allora, meno male che ci sei tu. Allora, Faber Organic sostiene ActionAid, la sosteniamo tutto l'anno, cioè noi tutto l'anno regaliamo 1 euro per ogni prodotto che noi vendiamo, sia ai rivenditori, sia a prodotti che noi vendiamo regolarmente sul Diciamo nostro nostro shop. canale. Quindi, in ogni caso, quando voi comprate un prodotto Faber Organic, che lo compriate da Diana, che lo compriate da noi, comunque questi soldini noi li devolviamo ad ActionAid, in particolare per i diritti alle donne. Quindi a marzo ActionAid ha avviato una serie di iniziative e ci hanno appunto ricontattato per sapere se, come dire, Vogliamo aderire. se aderivamo e per aiutarli nella diffusione di queste iniziative. Quindi io una cosa che vi dico è andate sul sito di ActionAid, andatevi a leggere i dati. Noi in particolare sosteniamo la campagna a favore delle spose bambine, ovviamente a favore nel senso che cercano di dargli una mano, di dare una A mano con le tutela. bambine, esatto. Facendole studiare, facendo Esatto. capire anche alla famiglia Loro lavorano proprio sul territorio. perché diciamo, questa pratica non deve essere più usata, perché poi è una tradizione che Sì. è radicata È dovuta purtroppo molto alla povertà. e quindi è utilissimo, insomma. Sì, andate a guardarvi i dati. Ragazzi, i dati sono impressionanti. I dati della quantità di bambine, di bambine che si sposano prima dei 18 anni è veramente impressionante. E quindi noi siamo, diciamo, contenti di sostenere ActionAid in questa campagna, che per noi è molto importante, fa proprio parte di quello che è la nostra mission, perché appunto è nella nostra mission proprio il sostegno concreto alle donne. Quindi questo è un modo in cui noi sosteniamo concretamente le donne e quindi niente, e lo facciamo tutto l'anno, non solo l'8 marzo, però l'8 marzo è anche una festa commemorativa perché si ricordano proprio si ricordano delle donne che sono morte in fabbrica di fatto, no? È per questo che noi ricordiamo l'8 marzo, quindi particolarmente importante secondo me in questa data. Sì, festeggiamo, sì, acquistiamo, sì, però anche con una Coscienza. consapevolezza e anche, diciamo, possiamo avere una pelle bella e comunque sostenere e aiutare queste bambine. Per noi è Sì. molto, molto importante. Quindi 15% Yumi Bio Shop, Approfittatene. potete trovarlo appunto nel loro bellissimo, Shop. shop, anche con un bellissimo tulle in legno, se nel caso vogliate appunto provare, come vi ho detto, quindi con la Massaggiare. Milk Mask e poi massaggiando con un tulle. Io Magari qualche appunto ho un rullo volta di ci Giada, spieghi ma non come ho nessun tulle utilizzarlo. in legno. Magari qualche volta ci spieghi come utilizzarlo. Sì, ma allora ho fatto dei contenuti, però sì, possiamo fare anche un'altra diretta. Quando vuoi facciamo un'altra diretta, poi comunque noi ci dobbiamo risentire, quindi va bene. Va bene, mi faccio andare a festeggiare allora. Un abbraccio. Ragazze, buona serata, Grazie grazie a tutte di esserci state. ancora. Grazie Grazie. Diana, eh. Grazie a voi. Ciao, Ciao. buona serata. Ciao. Allora, chiudo anch'io se capisco come si fa. E grazie.